Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per vedere un po' di news global di Dragon Ball Z Dokkan Battle, ragazzi. Sembrerebbe stia arrivando il Tanabata, il festività che è già avvenuta sul Jap, però con un nome diverso. Un nome diverso ovviamente sul global, visto che comunque il Tanabata è una festività giapponese. Non hanno usato lo stesso nome. Sembrerebbe un grand merci, un grande grazie. Ora, questo è quello che viene scritto da Kawaii su Twitter. Tesoro che si può ottenere nella celebrazione Dokkan, un grande ringraziamento. Può essere scambiato per un carattere di ridisegno nel posto di scambio. Ok, sì, non vuol dire niente in italiano. Comunque, sembrerebbe che questi siano ticket del Tanabata. Però prima ragazzi, prima di andare un attimo a parlare di questo, che comunque ho un video già sul canale, lo trovate sopra di me nelle schede ragazzi, sono i 77 PG del Tanabata, i 77 PG che si potevano prendere con i ticket del Tanabata ragazzi. Probabilmente, ripeto, sarà la stessa cosa, ma se cambia farò un nuovo video appositamente per quella cosa. Credo che rimarrà identica, ve lo dico. Però comunque ragazzi, sembra che arrivi Goku. Quindi viene shaftato ancora un attimo Gohan Future e Seleza, più che altro Seleza anche, vengono shaftati ancora per un po'. Quindi c'è un attimo un po' di cambiamenti nelle release. Ormai l'avevamo già capito sul Global, fanno in questo modo. Però ragazzi, arriva anche Porunga, ritorna Porunga, che è un solo desiderio, non durerà tante volte come all'anniversario, 250 milioni, ci sarà solo un desiderio questa volta. E fra questi c'è anche il desiderio di prendere uno dei ticket del Tanabata, ragazzi. Probabilmente rimarranno identiche, non credo che ci saranno cambiamenti se non al nome della celebrazione, perché, ripeto, il Tanabata è una festività giapponese. Ecco qua, abbiamo ovviamente i login bonus e abbiamo ovviamente il Dokkan Fest di Goku Super Saiyan 4 Full Power. In più, assieme a quello c'è la summon del Tanabata, che dobbiamo andare a vedere un attimino, Queste probabilmente sono le cose, ovviamente sconti sulle Dragon Stone, ripeto, saranno tutte identiche, ecco qua infatti Porunga anche, saranno tutte identiche ragazzi, sarà la stessa cosa. Ora, parlando seriamente, potrebbe uscire la news appena finisce il torneo. Comunque questa è la celebrazione e in più ragazzi arriva uno degli eventi free to play più interessanti del gioco, che dopo andiamo a vedere ragazzi. Andiamo a vedere però un pochino i due banner, perché c'è un po' di problemi col Tanabata. Credo veramente che ci sarà la stessa cosa del Tanabata. Ci sarà la summon dedicata a quella festività, chiamatela in un altro modo. In questo caso sarà un grande grazie, come la chiamano in Francia. Però ecco qua, questo è ovviamente il banner di Goku Super Saiyan 4, che pur quanto la gente possa dire il full power fa schifo, anch'io dico che il full power fa schifo, è comunque un team che gira abbastanza bene quando si ha un po' di roba. E in più il banner ragazzi è qualcosa che direi che è uno di quei banner veramente buoni, per un motivo ragazzi, andiamo a vedere. Ecco qua, abbiamo il full team Shadow Dragon praticamente, con i 4 DPS ora più importanti. Abbiamo Goku Super Saiyan 4, ovviamente, che è il Dokkan Fest della celebrazione. Poi abbiamo Omega fisico, abbiamo Gogeta Super Saiyan 4 e Vegeta Super Saiyan 4, ragazzi. È un buon banner, sinceramente. Cioè, per chi non ha, ad esempio, il team Shadow Dragon, questo è uno di quei banner che io reputo molto buoni, come all'incirca quello degli androidi. Nel senso, c'è la possibilità di farsi un full team. Quindi, ragazzi, prendete questo banner un attimo però con le pinze. Se proprio non vi serve niente, il mio consiglio è quello di non spendere stone. Attualmente, ragazzi, con Natale arriverà qualcosa di sicuro, il triplo più grosso del Tanabata. Ragazzi, il Tanabata è una scammata. Mettiamola com'è. E andiamo a vedere anche il perché. Ecco qua, questo è il Tanabata. Oh mio Dio, c'è Goku e Vegeta in versione Vegito LR e Gogeta LR. Oh mio Dio. Buonissimo banner. Per l'amor di Dio, ci sono veramente tanti PG, di cui molti utili. Alla fine abbiamo il ritorno istantaneo praticamente di Goku Super Saiyan 4 come PG banner.
E poi abbiamo, come altri PG banner, sorvolando i primi quattro lì, che sono abbastanza inutili, abbiamo Zamasu Int, che è un ottimo PG, c'è poco da dire. Serve in molti Ezza, alla fine dei conti, torna utile. Oltre a quello, in Super Battle Road è veramente un MVP delle sue road, tanca veramente bene, quindi ok. Abbiamo il ritorno di Vegito e di Gogeta LR. In più abbiamo Vegito fisico, Janemba, Gogeta Int e Kid Buu Int. È un buon banner con dei grossi PG. Però perché ho detto che è una scammata? Featured rate 3%. Vuol dire che il normale banner è questo, 5% di rate, ok? Questo è un normale Dokkan Fest. 5% di rate dei PG featured. Anzi, possiamo anche andare a prendere un altro banner a random. Ecco qua, 5%. Questo è il normale rate dei banner Dokkan Fest. E il Tanabata al 3%. Oltre a questo, questo è uno di quei banner lasciate proprio perdere perché è una scammata totale, fidatevi. 12 SSR. Quindi abbiamo 12 SSR con un rate del 3% di uscire. È una scammata, è fatta apposta per spillare Stone. Non è uno di quei banner che uno dice ci vado pesante, trovo tutto. O trovo Vegito, voglio Vegito LR, lo troverò. No ragazzi, questo proprio no, questo banner è fatto apposta per spillare Stone e per farvi shaftare, anche quando era uscito su Jap, ragazzi, si sfigava veramente tanto su sto banner, ma è normale, c'è un rate del 3%, cioè è uno di quei banner dove ti dicono guarda quante unità buone, perché alla fine dei conti abbiamo il Goku nuovo che, seppur la gente possa dire non è il massimo, è buono, è un buon PG. Poi abbiamo Vegito LR, Gogeta LR, Vegito fisico, Gogeta Int. Ora Kid Buu Int anche, va bene. Janemba è uno di quei PG che io detesto, però alla fine abbiamo tanti personaggi forti. Ovviamente non ve li possono regalare, infatti è fatto apposta ragazzi, quindi consiglio seriamente, non sprecate Stones se arriva la stessa identica cosa, perché è fatto apposta per spillare Stone. E credo all'incirca che con l'arrivo del Natale, del film di Broly e tutto, ci sarà qualcosa di letteralmente più bella di di questa scam. Questa è una scam. Fine. Fine. Non c'è nient'altro da dire sul Tanabata, la summon del Tanabata. È una scam. Se dovete spendere Stone, ragazzi, lasciate perdere, prendere le due copie, perché hanno un rate veramente inguardabile. È un 3%. Ragazzi, 3% è bassissimo. Comunque ragazzi, stavamo anche parlando dei ticket del Tanabata. Eccoli qua, gli diamo una veloce occhiata. Però ripeto ancora, qua sopra sulla scheda trovate il video dedicato ai 77 PG del Baba. Questi sono i PG che c'erano nel Jap. Probabilmente non cambieranno. Quindi se adesso guardiamo in futuro, diciamo, sapendo cosa è uscito sulla versione Jap, c'è un po' un piccolo ripensamento di PG più utili. Ad esempio il Goku Super Saiyan 3 STR è diventato molto 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 più forte. I due androidi, e sono già usciti gli eventi perché è uscito già il team androidi, i due androidi future sono abbastanza decenti. E ragazzi, in generale, credo che manchi... Sì, manca Selint, quindi lui non c'è, però è cambiato un attimo la scelta. Ovviamente rimangono come prima scelta, secondo me, sempre i buffer. Però se vi serve ad esempio un Goku Super Saiyan 3 STR perché non avete la GL e potete portarlo a Fulezza quando uscirà, vale la pena. Goku è abbastanza buono. Di certo è qualche spanna indietro di Goku Super Saiyan 3 a GL, sì. Però comunque è un PG decente, è un PG decente. Questa era la celebrazione con i 77 PG Baba che si potevano comprare. Ragazzi, andiamo un attimo a vedere assieme il nuovo evento di GT che è veramente buono. Eccoci qua sul Dokkan Wiki ed ecco l'evento Dragon Ball GT The Ultimate Android. Qua si può farmare il nuovo Goku che uscirà con Goku Super Saiyan 4 Full Power. Rientra anche nel team. PG abbastanza carino, qua si porterà a Tour. Però ora lasciamo perdere i due androidi e guardiamo un attimino. Eccole qua. Ragazzi,
mamma mia questi due PG. Il Frieza Int e il Cell GT fisico sono veramente due carte ottime. Eccolo qua, Frieza. Abbiamo un Extreme Class Allies, Ki più 2, Attack and Death più 25, Reduce Damage Received by 30%. E poi abbiamo invece il Cell, Attack and Death più 25%, Recover 7% HP all'inizio del turno. Sono due PG, due buffer free to play veramente ottimi, veramente ottimi. Quindi farmateli, 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 farmateli. Il rate fa un po' pena, è uno di quegli eventi brutti da farmare, però farmateli ragazzi, perché sono due PG veramente ottimi, veramente ottimi. In più si possono farmare le medagliette per portare a tour i due Frieza e Cell GT pullabili, Rare Summon. Abbiamo un Chaos Supreme Damage with a medium chance to stun the enemy, Attack and Death più 80, plus an additional attack più 100%, and attacks effective against all types when the enemy is sealed. Quindi ragazzi, quando un nemico è sealato, sto robo prende un casino di attacco, fa veramente tanti 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 danni. Quindi ragazzi, se lo trovate, farmateli l'SA, si può farmare ragazzi proprio con quello free to play. Visto, hanno la stessa, hanno lo stesso nome, Frieza Final Form GT, Frieza Final Form GT. Non missate questo evento, è veramente buono. Stessa cosa comunque anche per il Cell PG a tour, Cause Supreme Damage to Enemy and Seal Super Attack, Attack and Death più 80, plus an additional attack più 100%, and attacks effective against all type when the enemy is stunned. È un attimo un pochino peggiore perché lo stun non entra su tutti i boss, lo stesso problema di Jiren alla fine. Però anche lui veramente un ottimo PG, farmategli l'SA se lo trovate, è un PG veramente veramente ottimo. Poco da dire, sono due Rare Summon, diciamo che è praticamente da, sì, il full power all'incirca che sono usciti tanti 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 PG free to play, anche già da Jiren in realtà, da Vegeta Evo e Jiren, sono iniziati ad uscire molti PG free to play che o Rare Summon che valgono la pena ragazzi. Oltre a tutto questo ben di Dio, perché cosa ricordiamo il Tanabata? Ovviamente Lezza di Gon, lo ricordiamo per questo, l'arrivo delle nuove road category. Questa potrebbe essere una delle cose più importanti del festeggiamento di Goku Super Saiyan 4 e del Tanabata. Questa è la news forse più importante per molti, l'arrivo delle road category sul global. Quindi preparatevi, potrebbe arrivare, non si sa, non si sa per un motivo, potrebbero cambiare qualcosa, tanto ormai stanno cambiando un po' tutte le cose, quindi mettiamo Goku prima di Gohan, mettiamo Vegeta dopo gli androidi, tutti questi casini. Però ragazzi, questa potrebbe essere una delle news più importanti, ed è quella, le road category, le road più difficili del gioco attualmente, road carine, molto carine, che sono molto più difficili soprattutto delle vecchie road. Ragazzi, questa potrebbe essere una delle news più importanti. Quella è la cosa più importante secondo me, oltre al Tanabata, l'arrivo delle road nuove. Speriamo veramente per il global che escano, e non come il Battlefield che è uscito mesi, mesi, mesi dopo. Lasciamo perdere, no? Facciamo in questo modo, Bandai. Comunque sì, ragazzi, queste erano un po' tutte le news che riguardano il Tanabata e quello che potrebbe uscire sul global a giorni. Lo vedremo veramente fra poco, però da quel che sembra tutto punta un po' su Goku Super Saiyan 4 Full Power e il Tanabata. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, fatemelo vedere, scrivete anche la vostra con i commenti, scrivete cosa ne pensate voi dell'arrivo un attimo prematuro di Goku, e in più iscrivetevi, attivate anche la campanellina delle notifiche. In più ragazzi, vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram e anche sul profilo Twitter ragazzi, tutti i link sono sotto in descrizione, e se volete joinare sul mio server Discord ragazzi, link in descrizione al canale Discord. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.